ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. È partito il 1° giugno in via sperimentale nelle Marche il progetto sanitario che ha visto aderire 266 farmacie che effettueranno una serie di esami e di visite nell'ottica di prestazioni di prossimità. Tanti servizi noi li facevamo già nel periodo pre-Covid e nel Covid, quindi è stata adesso una conferma della farmacia di servizi che era partita come idea e come, diciamo, messaggio molto prima del Covid, ma si è concretizzata proprio in questi giorni. Adesso si possono fare qui delle vaccinazioni oltre, insomma, quello che si è fatto durante il periodo della pandemia? Beh, per la regione Marche questo è un grande successo, la vaccinazione dell'herpes zoster. L'herpes zoster rientra nella farmacia di servizi insieme a tutte le altre attività che fa il farmacista ed è molto importante perché mentre nella vaccinazione del Covid e dell'antinfluenzale era una situazione emergenziale, in questo caso abbiamo la possibilità di strutturare la farmacia e quindi di far diventare il farmacista un operatore sanitario a 360 gradi anche con altre vaccinazioni come la vaccinazione dell'herpes zoster, che è cosiddetto lo sfogo di Sant'Antonio. Grazie al finanziamento di 1.400.000 euro erogato dal Ministero della Salute, fino al 31 dicembre le prestazioni saranno gratuite e consentiranno di coprire circa 40.000 pazienti in tutta la regione. Oltre alla conciliazione di terapie farmaceutiche per quei pazienti che assumono più di 5 farmaci, in farmacia si potranno fare l'olter pressorio e l'olter cardiaco, l'elettrocardiogramma e la spirometria, ma anche la misurazione del diabete di tipo 2, esami inerenti alla broncopatia cronica ostruttiva, verifica e controllo dello screening sul colon e l'integrazione dei fascicoli sanitari elettronici. Il farmacista, come faceva prima, ma adesso è strutturato per prendere in carico un paziente. È determinante che il paziente venga in farmacia e interagisca con il farmacista per poi avere un'adeguata aderenza terapeutica e quindi non avere problemi poi di salute nel proseguo della sua vita.